Ciao a tutti, sono Matteo Scozzarella, numero 21. Vabbè, innanzitutto un ricordo bellissimo. Il passaggio della mia vita da ragazzino ad adolescente che cerca di un po' di inseguire i suoi sogni. Sono stati 4 anni belli, intensi, ho conosciuto belle persone. E mi hanno aiutato un po' a essere la persona che sono adesso. Non sono stati facili, perché andar via 13 anni non è facile, ed ero piuttosto agitato come ragazzino, però da qualsiasi punto di vista è stata una crescita enorme. Cioè ogni città e ogni esperienza mi ha lasciato dei ricordi molto belli e anche dei ricordi poco piacevoli, che però fanno parte del nostro mondo e mi hanno aiutato un po' a crescere, a vedere le cose in maniera differente. Ho un ricordo bello di tutti i posti che ho girato e mi sento fortunato di averli girati, perché mi hanno permesso di arrivare fino a qua. Adoro Trieste, è una città bellissima. Ci vive ancora la mia famiglia, parte della mia famiglia acquisita, e quando posso ci torno, anche se non nego che sono sempre di meno le volte che riesco a raggiungere i miei genitori, perché la mia vita si è trasferita in Veneto ormai, causa moglie e bambina. Però torno sempre con piacere, perché rivedo le persone con le quali sono cresciuto, i posti in cui ho iniziato, ed è sempre emozionante. Beh, il mio rapporto è positivo, bello, conosco tante persone, mi piace avere rapporti con gente che non ha a che fare con il mio mondo, per capire un po' la città e quello che pensano, come vivono le persone nella propria città, appunto. E sto bene, la cosa fondamentale è che ci stia bene la mia famiglia, ci sta bene mia moglie, la bambina sta bene, la città a nostra portata, ci dà tutto, è vicina a casa, è tranquilla, si mangia bene, stiamo bene davvero. A Verisi e Bisi ci sono affezionato, sono buoni. Però gli Anolini non nascondo che appena posso, quando abbiamo una mezza giornata o una libera, cerchiamo di andare a scoprire qualche posticino in giro per le colline parmigiane, ad assaggiare un po' quello che più ci piace. Gli Anolini ne fanno parte. Non ne ho fatti tanti, Non ne ho fatti tanti, ho dei ricordi un po' di tutte le categorie. Ho fatto gol in tutte le categorie, uno dei più belli l'ho fatti a Ferrara, all'epoca era la Serie C. Non sono mai riuscito a ritrovare le immagini, magari voi siete più bravi di me. Però è stato uno dei più belli. Me ne ricordo un altro a Rimini. Sempre molto bello, era sempre in Serie C, ho fatto gol in tutte le categorie, mi manca la Serie A, non sarebbe male ricordare quello come il più bello. Sì, direi, al di là della Serie A col Parma, perché ormai sono 3 anni e ancora non ci sono riuscito, quindi aspetto quel momento, non con ansia, perché ovviamente le priorità sono altre, però sarebbe un bel riconoscimento di questi tre anni che ho passato insieme a voi. Non saprei cosa fare, dovreste propormelo e magari vedere se ho abbastanza coraggio per accettare o meno, ma non ho delle grandi idee, anche perché non sono un grande coraggioso, quindi no, sarei disposto veramente a fare di tutto per poterlo fare e poter dire di averlo fatto, perché appunto è una cosa che
che fa sempre piacere. La mia musica preferita, non ho un genere particolare, vivo un po' i momenti, i periodi della mia vita, ascolto le canzoni che mi fanno star bene. C'è un periodo in cui ascolto la musica rock, c'è un periodo in cui mi piace la musica dance, l'ascolto più volentieri. Ci sono dei periodi in cui mi metto a casa, ascolto musica italiana e canto con la bambina mia moglie, spazio abbastanza. Non ho mai creduto fosse un limite, anche quando ero ragazzino mi veniva fatto notare che mi mancava qualcosa dal punto di vista fisico, ma per fortuna, ritornando al mio settore giovanile, ho avuto a che fare con una persona che mi ha dato tanto, che è Favini, ha sempre messo altre cose davanti a quello, e poi negli anni, crescendo ovviamente, riesci a sopperire i tuoi limiti con altre cose, ed è quello che cerco di fare puntualmente quando noto che c'è troppa differenza. Mio hobby, diciamo che sport alternativi, no, cerco di riposare il più possibile, abbiamo la fortuna comunque di poter tornare spesso a casa, perché non siamo molto lontani da casa nostra, e ci piace stare al mare, ci piace ritrovare gli amici e stare in compagnia, quindi di hobby extracalcio non abbiamo tanti, però ritrovarsi tutti insieme è sempre la cosa che ci piace di più. Innanzitutto un risultato disastroso, perché abbiamo perso 5-1 in casa col Torino, non mi ricordo come se fosse adesso. Però è successo con l'Atalanta e mi ha fatto piacere, perché quando ero arrivato lì a 14 anni era un po' quello che avrei voluto fare. E anche se non lo sento letteralmente, la mia prima partita vera da giocatore di Serie A, il mio ricordo più nitido da questo punto di vista qua è la partita dell'anno scorso a Torino, che ho iniziato dall'inizio, poi è andata anche bene, quindi la sento un po' di più quella la partita che ricordo di più in Serie A. Fuori un po' meno, in casa cercano di venire sempre, bambina permettendo, e storicamente negli anni sì, mi hanno sempre seguito, sono sempre stati con me, hanno sempre vissuto in maniera serena lo stadio, non in maniera troppo personale, e quindi mi fa piacere che vengano, perché comunque vedere le facce delle persone che ami mentre giochi è sempre bello. Lui, beh, innanzitutto ha dimostrato negli anni di essere un ottimo allenatore, perché i risultati contano nel calcio. Io ho sempre sposato questa linea e credo che abbia delle grosse qualità sul campo, quando prepara le partite, quando dobbiamo giocare contro gli altri siamo veramente preparati, e a volte la sensazione di esserlo più degli altri in campo. E poi sul fatto che sa cosa devo fare di più rispetto ad altri, è una cosa che nasce esclusivamente da comunque gli anni che siamo insieme. Ho imparato a conoscerlo caratterialmente in campo, quindi per me, diciamo, è un vantaggio da questo punto di vista qua, piuttosto qualcuno che arriva un po' dopo rispetto agli altri. No, vabbè, Nino lo conosco da una vita, quindi al di là di Trapani, non mi ricordo come è successo, se un paio d'anni fa torno a casa dei miei genitori a Trieste e c'era mio padre che aveva stampato una fotografia
probabilmente di un under 15, una nazionale under 15, e mi guardo un po' di facce, ho trovato Nino a casa dei miei. E no, ci è sempre rimasto il rapporto. Poi quando ci siamo conosciuti a Trapani, siamo stati praticamente costantemente da 6 anni insieme, al di là dei 6 mesi nei quali sono venuto qua. E lui ovviamente è la persona alla quale sono più legato. Poi qua ho tanti amici, ho un rapporto bellissimo con i ragazzi che sono qua da più tempo, con chi è arrivato da poco, con Matteo Darmiana, con lui uguale, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, che abbiamo fatto alcune nazionali insieme. E, no, sono contento perché al di là del lato calcistico è sempre bello stare bene con le persone che ti stanno intorno. E, quando arriverà, amo la follia, la mia famiglia, e mia moglie e mia figlia, però penso che mio padre ne sia particolarmente orgoglioso nel caso dovesse succedere. È sempre stato vicino, ha sempre fatto tanti sacrifici, ha sempre condotto una vita abbastanza umile per potermi fare quello che volevo, e penso che molti meriti siano suoi. Ciao a tutti e sempre Forza Parma!